Jessica Morlacchi. Ciao Lucia, buongiorno, ma come sono bella pimpante questa mattina, buongiorno a tutti. Salve. Allora, Jessica, non ho fatto male a dire che sei finalmente tornata, lo possiamo dire? Ma dobbiamo urlarlo! Jessica, ce ne andiamo piano piano un po' indietro. Basti pensare che il pubblico è impazzito alle prime note per far capire come certe persone entrano anche nella nostra vita e non se ne vanno, quindi anche se per un po' spariscono, il ricordo riporta questa esperienza travolgente. Beh, vi ho rotto un po' le scatole con quella canzone. Ci ha fatto stare bene. Tutto il giorno, quando chiamavate il call center, c'era questa streghetta che cantava. È così, Jessica, è così. 7 anni, papà ti mette in mano il basso. Sì. E tu cominci a strimpellare fino a quando poi prendi le lezioni di canto, eccetera. E capisci che la musica è la tua... è la tua vita, lo possiamo dire? La musica mi piace. Eccomi! Guardatela, sì. Che cos'era! Sì. Quello era il tuo. Davvero il tuo basso! Il mio primo basso! Non ho fatto in tempo a dire papà, guarda che io non voglio una Barbie, voglio il basso! No, 5 minuti, già perché stavo dentro. Perché papà, insomma, aveva già capito subito qualcosa. Subito, no, perché mio padre è proprio amante della musica, suona il basso da sempre, anche lui dall'età di 16 anni, mia sorella una cantante, quindi insomma... Ci finalmente diciamo, arriva. Mio padre mi stava aspettando, esatto. Diceva, ma questa ragazzina quando si quanto muove? Mi dice che le piace tanto la musica? E io, niente, a 8 anni, forse anche meno, no, 8 anni. Mi sono svegliata dicendogli, babbo, comprami un bel basso. E così è andata. Così è andata, queste note che ti avvolgono, studi, che come al solito sì. Le cose non vengono mai per caso. Madonna. E ma perché, guardate là, ma sei fighissima. Sei bellissima. Già un po' prima donna, no, già qua si vede il carattere, Lucia. Esuberante. Che insomma, mia madre dietro disperata. E dice, vedi questa come che testa c'ha? Se questa ragazzina già è, lo so. Tanto è vero che poi da ragazzina intorno ai due cominci a trovare addirittura compagni di viaggio e formi i primi gruppi. Sì, sì, Eta sì, Beta. Sì. Assolutamente, sempre loro, sempre loro. Attenzione, esatto. Sempre loro. Però con un nome diverso, perché il nome Gazzosa l'ha scelto Caterina Caselli, perché Eta Beta forse sai, legato alla Walt Disney, quindi un sacco di cose. Poteva essere. Forse dovevamo chiedere... Con che criteri scegli i tuoi compagni di viaggio? Ma guarda, in realtà ha fatto tutto mio padre, ma veramente. Papà, ma ha fatto del bene tutto. E del male. Ha fatto tutto lui. Si è messo lì. Lui, che è lì dietro le quinte, felice, sorride, perché è contento. Ma io voglio dire, noi ci siamo incontrati ai giardinetti dell'Eur in un quartiere di Roma e ci siamo innamorati l'uno dell'altra perché siamo diventati da subito dei fratelli, come dei fratelli che amavano fare musica, quindi come tutti i bambini, c'è chi esce da scuola e va, non so, a lezione di tennis piuttosto che a lezioni di danza. Noi ci chiudevamo in questa sala prove e cantavamo da Give Some Lovin' a Kiss di Prince. Insomma, tutti brani. Cioè, anche voglio dire. Da grandi. Esatto, con un pensiero molto chiaro nella mente. Sì. Questa musica ci farà diventare grandi, ma grandi non solo famosi, grandi nel senso di crescere assieme alla musica, assieme ai vostri talenti. Assolutamente. Esplodete. Ovviamente una dritta come Caterina Caselli e la sua Sugar non se la fa sfuggire questa cosa, diventate Gazzosa e da allora cosa diventa la tua vita, Jessie? I Gazzosa esplodono nel 2001, sicuramente col Festival di Sanremo, vinciamo il festival e... L'aria giovani. Esplodono i Gazzosa e quindi un sacco di, come dire, successo, tanta musica, tante emozioni. Dai banchi di scuola Dai voi cominciate a girare. Dai ai palchi, ai grandissimi palchi. Tantissime delle televisioni importanti, tantissime copertine dei giornali più importanti italiani e boh, forse cosa perdi della tua... di troppo grande. Cosa perdi della tua adolescenza e che cosa invece vivi? Qual è l'emozione di vivere in quel momento? Il mio bambino! Il cagnolino! Il mio bambino! Che lui... Camillo! Mio figlio! Io ho un figlio di 6 anni! Pelosetto, Camillo. Ci
c'ha un carattere, Lucia. Ma io un cagnolino scimmiotto con te non ce lo vedo, quindi per forza qualcosa. Lucia, cosa perdo? Perdo un po', perdo la spensieratezza che faceva tanto parte di noi in realtà. I Gazzosa pensavano più che altro a far musica, a giocare, a farsi scherzi, a fare anche scherzi a grandi artisti. Ho fatto diventare matti un sacco di perché li chiudevamo a chiave dentro i camerini. Perché facevamo, di fondo avevate 12-13 anni. Pensate che un giorno ci fu una scossetta piccola di terremoto. Vera. In albergo, quello della reception disse: no, non vi preoccupate, sono i Gazzosa che stanno correndo tra canna. Sì, perché noi eravamo così, cioè nel senso... Noi eravamo ragazzini pieni di vita, come è giusto che sia. Però, appunto, come hai detto tu, stavamo un po' perdendo quella spensieratezza, quella gioventù, capito? La cosa della scuola, dello studiare, del prendere un autobus e magari incontrarsi con gli altri compagni. Non c'era più questa cosa, Lucia, perché io dovevo pensare a me... Io, come tutti i miei amici, dovevamo pensare a mettere su... Dei tour, delle tournée, fare dei dischi, chiuderci magari in questi casali mesi e mesi per buttare giù le nuove idee, i nuovi brani. E quindi facevamo una vita abbastanza diversa da quella che facevano i bambini. Senti Jessica, io mi sono permessa prima di definire la tua storia di luce, che però passa attraverso momenti difficili, che nel tuo caso non sono neanche durati poco. No. Perché tu a un certo punto tutto questo ti sommerge. E tu diventi sempre più piccola. Sì, sembro un carattere forte io, sembro. Sono fragilissima. E quindi sei ancora più forte perché lo ammetti. Grazie. Quando è arrivata una mia cara compagna, che io ormai la chiamo Ansia, è una tigre pazzesca che se non sei forte abbastanza... Come te ne accorgi? Ma io ho iniziato ad avere i miei primi attacchi di panico all'età di 15 anni, proprio sul palco. Mentre cantavo scappavo, correvo dai miei genitori, mamma e papà, vi prego aiutatemi perché non mi sento le gambe, non riesco a respirare, vedo tutto bianco. E loro, carinissimi, mi portavano acqua e zucchero pensando fosse un calo di pressione, E invece no, erano i primi... I primi avvisati. Sì. Di questa carissima amica che si chiama Ansia, poi si è chiamata appunto si sono chiamati attacchi di panico, poi è arrivata un'altra splendida agorafobia, che è il contrario esatto della claustro, quindi io non riuscivo più nemmeno a partire, perché non riuscivo ad andare, non so, a prendere un treno, perché la stazione era troppo grande, perché l'aeroporto era troppo grande. E quindi una vita passata tra casa e i piccoli luoghi, quelli familiari, in cui ti sentivi protetta. Papà e mamma in tutto questo? Papà e mamma, vabbè, naturalmente ragazzi, disastrati, perché quando vedi una figlia che soffre, stai male, stai tanto male, quindi, ma non mi hanno mai lasciato, Mi sono stati sempre accanto. E ho avuto una grande fortuna, perché questo... C'è da dirlo, io ho avuto una grande fortuna di avere due genitori che mi hanno permesso sempre, sempre di cercare il medico giusto. Anche questa è una grande fortuna. Ci hai messo quasi 12 anni per uscire. Ci ho messo 12 anni esatti. Però sono 2 anni che sto una favola. Non solo! Lo si vede e non è... Forse troppo! L'ho capito, ma chi ci spegne? Allora vi dico, questo talento che... Immaginate soltanto, immaginate una coperta che l'ha tenuta un po' così soffocata per un po', si è scoperto, è tornato a farci palpitare il cuore e ci regala oggi Se telefonando. Sfido chiunque a cantarla alle 9:42 e 34 secondi. Jessica Morlacchi. Ho scelto bene, ragazze. Vi piace Nina? Sì. Ho scelto bene. Eccoci. Lo stupore della notte
spalancata sul mare, ci sorprese che eravamo sconosciuti io e te. Poi nel buio le tue mani d'improvviso sulle mie. È cresciuto troppo in fretta questo nostro amore. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Se io rivedendo ti fossi certa che non soffri, ti rivedrei. Se guardandoti negli occhi sapessi dirti basta, ti guarderei. Se telefonando io volessi dirti addio, ti chiamerei. Se io rivedendo ti fossi certa che non soffri, ti rivedrei. Se guardandoti negli occhi sapessi dirti basta, ti guarderei. Ma non so spiegarti che il nostro amore è appena nato, è già finito. Grazie. Lucia, ti sono piaciuta? L'incanto e lo stupore che regali è appena riniziato. Noi abbiamo anche una sorpresa per te e vi dico una cosa, eravamo preoccupati stamattina quando ti sei incaponita di voler fare in diretta questa canzone e hai avuto ragione. Pubblicità, c'è una sorpresa che manco tu sai. Quanto sei bravo. Il grande ritorno di Jessica Morlacchi, bassista, la voce dei Gazzosa, è qualcosa che ci riempie di gioia. Dopo un momento difficile, io so che al centralino sono arrivate un sacco di telefonate, perché immaginiamo quanti ragazzi poi a volte anche presi dal carico della vita, anche di gioia, che non siamo sempre in grado di gestire fino all'ultimo. Così è successo per te Jessica, ma poi arriva la risurrezione vera, fatta anche di incontri in questo ambiente bellissimo. Io ti dico un nome per tutti, Marco Masini. Beh, mi ha regalato un sogno Marco Masini, perché nel peggiore dei miei momenti, bello mio, tu come arrivi adesso lui? È più bello, posso dire? Sì, è vero, è vero, adesso, è vero, lo sapete. Se è impazzito, sì. Masini, se è tutto, a Roma si dice sei ringalluzzito. Sì, aggiustato. Sei ringalluzzito Masini, si è fatto tutto il capello, la barba. Telefonato dicendomi: Jessica, senti, io lo so cosa stai passando, io so che tu sei chiusa in casa e non vuoi uscire. Io prendevo l'ascensore, scendevo a piano terra e risalivo, mamma, mi sento male, non posso. Dio mio, non mi rompere le scatole, vieni al Festival di Sanremo con me perché voglio cantare questa canzone con te. E mi ha fatto un regalo
pazzesco. Come hai fatto a superare quel blocco? Mi sono fatta dare uno sgabello e ho incastrato il piede dentro così, capito? Pazzesco. Quindi riuscivo a non tremare. Riuscivo a non tremare, però ho detto, senti, ma questo è il palco del Festival di Sanremo, cioè il mio preferito. Non c'è un palco più bello di quello. E come faccio a non andare? Sai, qui non si sa mai se ti capita, se ti ricapita. Che ne sai? Marco ti è stato vicino? Marco sì. Quando lo chiamavo gli dicevo, Marco, io mi sa che domani vado un attimo su un giornale e vedo un attimino se cercano una segretaria, una cosa. Ma che sei matta? Ma o tu devi cantare, O devi cantare, gli ho fatto, no Marco, ma io non me la sento, io voglio fare un lavoro più normale. Hai capito? Senti Jessica, grazie a Dio in questo ambiente esistono anche impresari illuminati, uomini e donne di grande talento, che il talento non se lo fanno sfuggire quando ritorna. Quindi qualcuno, forte del fatto che tu sei tornata a essere la ragazzina tutta pepe che con cui ti abbiamo conosciuto, ti ha preso sotto la sua ala protettrice e ti ha fatto entrare di nuovo dalla porta principale. Arriva questa grande occasione di ora o mai più. E io dovrei far vedere una cosa a questo riguardo. È una sorpresina per te, per il pubblico qui e quello a casa. Non ti girà troppo, se no fai impazzire le telecamere. Statti cionca un momento e guarda lì, guarda lì. C'hai l'artetica più di me. Guardate chi ha da dirti qualcosa. Voglio fare gli auguri a tutte le donne, in particolare a Jessica, la mia allieva adorata, adorata o mai più. Per lei ho scritto una canzone che racconta tutto il suo dramma, vissuto dai 13 anni fino a quando non è riuscita ad uscire da questa grande crisi. Ed è una canzone sulla sua pelle, una canzone di cui io ho scritto la musica e il grande Michi Porru ha fatto il testo seguendo esattamente tutte le mie indicazioni e Jessica lo canta benissimo. Io sono felice del lavoro che abbiamo fatto insieme perché Jessica ha dimostrato di essere una numero uno assoluto. Detta la Red, che è un nostro carissimo amico, lo sapete tutti. Credo che ci stia guardando Lucia, lo salutiamo. Red, tesoro del nostro cuore. Red mi ha fatto questo regalo pazzesco, ha scritto per me, sai, noi ci siamo fatti una chiacchierata perché Red è stato un coach che non ha solamente, come dire, partecipato a questo bellissimo programma, ma ha voluto proprio vivere a 360 gradi la sua allieva. E quindi noi ci sentivamo la sera, di giorno, di notte, tutti i messaggi, ma che tonalità, che facciamo, quale pezzo scegliamo? Quindi proprio noi abbiamo parlato come se fossimo Jessica, proprio due amici da sempre. Che lezione hai appreso da lui? Al di là della capacità di ritornare sul palco, cioè, questi sono dettagli. Che cosa ti ha dato questa amicizia con lui? Red mi ha fatto capire che ci sono persone come lui che amano e rispettano la musica. Lui la ama follemente. Per lui non esiste pranzo, cena, devi dormire o non devi dormire. Cioè lui fa tutto quanto per la musica, gli piace la musica fatta bene, il suo lavoro con grande passione. E generosità. Ed è tanto perché è stato... potrebbe tenersela per sé. Invece... No, lui si è fatto questa chiacchierata con me e ha scritto questa canzone di getto. Quindi quando io poi l'ho chiamato, gli ho detto, guarda Red, ti devo far sentire il mio nuovo singolo. Lui mi ha detto, fermati Jessica, io ieri ho scritto un brano per te e penso sia proprio... Parli proprio della tua storia quando l'ho sentito, Lucia. Jessica, chi ha visto Ora mai più avrà visto la commozione di Red, che è indescrivibile. Io ieri ho provato prima a studiarmi il testo senza la musica. Mette i brividi perché è la storia di una ragazza, di un'anima bella, a cui hanno spezzato le ali e che non aveva più la capacità di guardare il cielo. Senza ali e senza cielo è l'ultimo vestito di alta sartoria cucito addosso a Jessica Morlacchi. Adesso c'è il microfono, la magia è tutta tua. Vai. Grazie. Mm-hmm.
forza supera ogni limite. Vivere e morire. Mi tremavano le mani e tu non c'eri mai. Come si fa a dimenticare che desideravo avere stelle dalla terra e fiori dalla neve, mentre tu non ti accorgevi di com'ero in guerra. L'egoismo non ci vede senza ali e senza cielo. Non riuscivo più a volare senza più difese. A un attimo dalla follia mi hai lasciata sola tu. Risalire un fiume in piena contro la corrente, questo è ciò che ho fatto. Perché quando ti ritrovi persa alla deriva, o ti vuoi bene o perdi tutto, e ritorni che ho finito le mie lacrime con le rose in pugno. Ma il perdono, come sai, non è possibile, perché tu mi hai ucciso un sogno. Senza ali e senza cielo ho imparato a vivere. Senza addosso le apparenze dell'ipocrisia, senza più buttarmi via, io no. Non è tanto cadere, ma rialzarsi, perché la vita è così bella. Lucia, guarda, c'è come sto. Un uomo che non ti ha mai persa di vista è il tuo papà Mauro, che sta là dietro. Ciao papino. A tutti quelli che non scappano davanti al dolore, mai. La storia di Jessica è esemplare. Quando bisogna, vuoi, bisogna combattere. La porta è aperta. Grazie Lucia. Monica, a te. Grazie.